Nuovo monito di Papa Francesco contro i populismi, come al tempo di Hitler, possono istigare all'odio, ieri verso chi non apparteneva alla razza pura, oggi nei confronti dei migranti. Enzo Romeo. La saggezza del tempo e l'iniziativa, divenuta anche un libro, pensata da Papa Francesco e realizzata da Padre Spadaro per far dialogare giovani e anziani e non far smarrire i loro sogni. Mi viene in mente quella bella canzone, sognare di blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. Quando la signora Fiorella di Firenze, 83 anni e un figlio gesuita, si dice preoccupata per la durezza che oggi vede verso i migranti, il Papa risponde così. Non si può vivere seminando odio. Mette in guardia dal populismo e fa il paragone con la Germania di Hitler. Hitler lo copriva con la purezza della razza, qui i migranti. Certo, occorre prudenza, capacità di integrazione e condivisione. Tutta l'Europa si metta d'accordo su questo problema. Dal contrario, il peso più forte lo porta l'Italia, la Grecia, la Spagna. Una domanda la pone anche Martin Scorsese, parla della doppia verità, quella che sentiva in chiesa da ragazzo e quella che ha scoperto tra le strade violente di New York, raccontata nei suoi film. Come resistere a tanto male, chiede. Con la mitezza, la tenerezza, la vicinanza, dice Francesco, anche la vicinanza delle lacrime. Il dono del piangere e chiedere la grazia delle lacrime. Ed ora la situazione al confine con la Francia dopo la visita ieri dei funzionari.